abbiamo voluto premiare questa qui. È molto importante perché è un'immagine che ci deve far riflettere, non si può rinascere così di città. È un'immagine importante e si deriva molto bene della ragazza di Alano. È l'Istituto Medi di Galato nella scuola della provincia di Lecce che si aggiudica il premio del progetto ClimAction che la provincia di Lecce e la provincia di Agrigento in collaborazione con il Centro Turistico Studentesco e Giovanile hanno proposto agli studenti dei rispettivi ambiti territoriali. Gli studenti hanno analizzato, valutato e confrontato i gesti più significativi ed efficaci in termini di riduzione di emissioni di CO2, responsabilizzandosi anche per le conseguenze di scelte e gesti giornalieri. I giovani sono la nostra prima grande risorsa, renderli consapevoli ne farà degli uomini preparati domani, con un alto senso civico e del rispetto dell'ambiente. Questo è l'obiettivo del progetto, conclusosi con la premiazione presso le officine Cantelmo di Lecce. Ai ragazzi vincitori è stata consegnata una targa intestata alla scuola per l'impegno e la creatività dimostrata. È un viaggio di 4 giorni nella provincia gemellata. A tutti gli altri è stato dato un attestato di partecipazione. Ma al di là dei riconoscimenti, il dettaglio importante è che i ragazzi hanno preso coscienza della necessità del cambiamento dello stile di vita quotidiano, per esempio nel risparmio energetico, con la semplice regolazione del riscaldamento delle case, non oltre i 20 gradi, ed altri piccoli accorgimenti che messi insieme possono contribuire all'attenuazione delle emissioni in atmosfera. Luciana Delle Donne, un'esperienza con i giovani studenti all'insegna del rispetto dell'ambiente, com'è andata? È andata benissimo ed è stata fantastica. Questi ragazzi sono i futuri capitani d'impresa, sono tutti ragazzi che sono stati vicino a noi in questa fase di comunicazione sociale. Parlare con i ragazzi, fargli cambiare anche la vista delle cose, la visione delle cose. Infatti io dicevo sempre a tutti quanti, dovete cambiare la vostra vista, i vostri occhiali, proprio perché possono dare un contributo. Noi della nostra età, noi di 35 anni, no 50 quasi, scherzo, abbiamo fatto parecchi danni. Il futuro è nelle loro mani perché loro hanno tantissima possibilità di cambiare questo mondo con piccoli gesti. Loro sanno cosa devono fare, non devono consumare energia, non devono sprecare acqua, devono usare quello che già c'è in natura e sul mercato. Ci presenti questo ragazzo che è vicino a te? Questo ragazzo è il vincitore Nazari Najib, il vincitore del concorso di Color Your Life che è a Lecce ed è stato l'unico a vincere qui in Puglia, ce ne sono 3-4, lui è l'unico a Lecce ed è un invito che faccio a tutti i ragazzi d'Italia, ma soprattutto a quelli nostri salentini, di partecipare a questo concorso perché è una vacanza, una summer school di 2 settimane a Loano in Liguria, dove avrà modo di imparare anche lui a vedere il mondo con occhi diversi, ma professionisti, manager, professori universitari che ogni giorno gli faranno lezione. Cosa rappresenta per te questa esperienza? Innanzitutto sono Najib Nazari e niente, io ho fatto questo concorso, ho partecipato e sono stato selezionato, ho vinto questo concorso, sono contento molto perché per me è stato molto facile. Ho un messaggio per tutti i giovani, partecipate tutti e vincete tutti. Professoressa, il vostro istituto di Galato ne è risultato vincitore per questa bellissima esperienza, cosa ha rappresentato per lei e per i ragazzi? Un'occasione per poter approfondire delle tematiche già da tempo trattate nella scuola, però le abbiamo approfondite in quanto sono venuti anche degli esperti che hanno guidato i ragazzi e ho visto i ragazzi sempre molto attenti, partecipi ed effettivamente si sono molto impegnati nel cambiare i loro stili di vita, anche perché si sono resi conto che bastano piccoli gesti quotidiani per modificare il proprio comportamento e migliorare l'ambiente. Ci puoi spiegare il progetto vincitore? Sì, allora
Abbiamo voluto rappresentare comunque una donna, quindi che rappresenta comunque una madre, così come noi siamo, diciamo, genitori della nostra terra perché ci viviamo. La terra è, come si può vedere, i continenti sono pieni di rifiuti, come è realmente. E la donna piange perché comunque è consapevole di avere in grembo una terra che può nascere diversamente, lo possiamo fare appunto attraverso il riciclaggio, quindi non può rinascere così, una rinascita che avviene e può avvenire attraverso il riciclaggio e attraverso le azioni e i piccoli gesti che tutti noi abbiamo con questo progetto imparato a fare. Com'è nata questa immagine? Avete collaborato tutti insieme? Cosa ha rappresentato per voi ragazzi? Beh sì, direi che questa insieme a tutte le altre immagini sono nate comunque da ciò che abbiamo imparato nel progetto e poi ovviamente dalla collaborazione di tutti quanti noi studenti che in questo progetto ci siamo dimostrati uniti, insomma, come è giusto che sia. In particolare poi anche Camilla che mi ha aiutata in questo progetto e quindi niente, ci siamo aiutati a vicenda. Che insegnamento vi ha trasmesso questa iniziativa? Sicuramente tutto quello che comunque abbiamo imparato nel progetto è stato molto significativo, anche perché ha cambiato un po' il nostro stile di vita. Se prima non eravamo attenti a molti dettagli, a molte cose anche in casa, cose davvero piccole, che però adesso comunque contano qualcosa. Sicuramente un'esperienza positiva proprio perché ha visto la partecipazione e il coinvolgimento di 13 istituti della provincia di Lecce e quindi di numerosi studenti che hanno lavorato su un tema di particolare interesse che è il tema ambientale, soprattutto cercando di trovare delle soluzioni, delle buone prassi, dei buoni comportamenti nella vita quotidiana che sono poi rispettosi dell'ambiente e del territorio. Quindi cercando di cambiare anche quelle che sono delle abitudini che portano al risparmio di energia, al risparmio dei consumi dell'acqua e che portano a studiare quelle che sono delle politiche che sono di crescita del territorio ma anche di tutela delle nostre risorse ambientali. Quindi un progetto interessante che ha visto il coinvolgimento delle scuole ma che ha visto anche e soprattutto il ruolo fondamentale della provincia di Lecce insieme alla provincia di Agrigento e insieme al CTS. Quindi una formula vincente che verrà ripetuta in occasione dei nuovi bandi previsti dal Ministero della Gioventù con Azione Province Giovani, sempre sulla tematica ambientale e su un altro tema particolarmente a cuore all'amministrazione provinciale che è il tema dell'incidentalità stradale.